peggiore. Ci sono i soldi, gli danno i soldi e poi non gli danno. Come dice giustamente Roberta, gli danno i soldi, c'è un contributo regionale che dovrebbe andare a scomputo del prezzo, appunto dell'edilizia agevolata. A Roma ci sono 150 piani di zona che, se portati a termine, risolverebbero il problema dell'emergenza abitativa. Volutamente non vengono completati, e quando vengono completati il contributo regionale, noi su questo stiamo facendo accesso agli atti, interrogazione a tutti i livelli, comune, regione, Roberta in Parlamento, il contributo regionale sparisce. E l'edilizia popolare a Roma, e io lo vedo, mi sto girando tutti i municipi, è il 3% complessivo dell'edilizia, del costruito. Si continua a far costruire i costruttori a 4.000-5.000 euro al metro quadro e non si fa edilizia popolare. Il tema non sono le graduatorie e chi deve stare in graduatoria, perché se una persona lavora, è integrato, paga le tasse, ben può starci nella graduatoria. E il problema è che edilizia popolare non se ne fa, questo è il punto, e che i contributi regionali che ci stanno spariscono sostanzialmente.